Il Tango delle Capinere, è uno spettacolo che debutta nel teatro della mia città in prima assoluta. Io sono molto emozionata. Questo spettacolo io lo voglio dedicare a mio papà. Mio papà che adesso ha 81 anni e sta attraversando un periodo della sua vita molto difficile perché è molto depresso. Io mi ricordo quando lui era giovane e ballava il cia-cia-cia e io pensavo che era scemo, ridevo, eccetera. Questo spettacolo parla dei nostri genitori. Del loro essere buffi anche quando noi eravamo piccoli, delle loro storie d'amore, delle loro delusioni, dei fallimenti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è uno spettacolo che può essere di tutti, anche di mio papà. Ci sono in questo palcoscenico due bauli, soltanto questo. Questi bauli che sembrano, poi alla fine, insomma, si capisce che, insomma, sembrano due tombe, sostanzialmente. Sono i contenitori di una vita lunga un secolo. E questi due vecchietti, che sono i protagonisti dello spettacolo, apriranno, svuoteranno questi bauli di tutti gli oggetti Madeleine, che poi gli fanno rivivere la loro storia d'amore a ritroso. Sono tutti oggetti, poi a un certo punto, ovviamente, che gli sopravvivono, che sopravvivono a questa coppia. Per cui, ecco, questo mosaico dei ricordi, secondo me, è la cosa che poi appartiene a tutti. Ognuno di noi ha delle cose che gli sopravviveranno, le pantofole con la forma del piede, l'alone della testa sulla poltrona. E sono oggetti sicuramente più longevi di noi. Lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un